Ciao ciao belli, ciao belle. Allora, mamma, no, guarda, portarlo in giro è uno strazio. È come portare in giro un Doberman di 50 kg. Ehi, cioè veramente è straziante. Allora, vi volevo fare un piccolo aggiornamento. Visto che era tanto non facevo un videuzzo con fuori. Senti, poi si strozza perché oltretutto si... cioè mezza carotide andata. Perché a forza di tirare, vabbè. Comunque, allora, madonna, ho sti capelli. Niente, che dirvi. Allora, stamattina sono andata a fare un giro in città, c'avevo da fare delle omissioni, trovo dei ragazzi, Veronica... E oddio, di lui c'ho il flash, perché per l'appunto ho pubblicato la foto su Instagram. Carinissimi. Mi hanno salutato, gli ho detto che hai fatto benissimo, mi dovete salutare. E niente, abbiamo preso un caffè. E io vi adoro, questo lo sapete. Poi, come va la mia pubblica relazione con lo psicologo? Bene. Allora, vi volevo dire, no? Ieri ho visto un video di Bambola Malefica, Chiara. Per chi non la conoscesse, è una ragazza, cioè ora lo uccido veramente, eh. È una ragazza che fa video qui su YouTube, effettivamente da una vita, molto prima di me, vabbè, io ho 3 anni, quindi una minchia, e ha pochissimo seguito. E per l'appunto ieri ha fatto un video di cui poi magari vi metto il link nell'info box, in cui appunto diceva com'è che... tante gli fanno la domanda di dire: Chiara, com'è che non hai iscritti, non hai seguito di YouTube? E lei appunto spiega naturalmente che lei guida i tram, quindi è un lavoro pesante, nel senso perché comunque con degli orari pesanti, e niente, dice che per l'appunto uno, perché non avendo degli orari così stancanti riesce anche meno a mettere video. E poi perché non racconta la sua vita privata. Allora, io a questa cosa non ci avevo pensato, no? Io sono una persona che comunque fin dal primo momento vi ho parlato della mia vita privata, parlandovi di chi ero, cosa facevo, dove andavo, a ballare feste. Allora, a parte che per me è una cosa molto naturale, io non sono una persona che si vergogna, cioè non ho problemi, ecco, a raccontare né chi sono, io mi si sta spaccando un braccio, né a parlare a dire chi sono, né tantomeno quindi figurati nella vita reale, figurarsi su YouTube. È stata una cosa che mi è venuta spontanea, però è verissimo, cioè persone che non raccontano la propria vita privata, poi che non leccano il culo alle aziende, ora io questo non lo posso dire, però è verissimo, persone che leccano il culo alle aziende o comunque fanno, cioè guardatelo, io non per niente, aspettate, vai, ora è partito, cioè, e poi si rompe il qui, no? La trachea, perché giustamente a forza dirà. Comunque, gente e persone che pur di farsi mandare prodotti le fanno nere, comunque danno recensioni non veritiere, eccetera. Devo cambiare braccio. Ugo, no, costa su no. E persone che comunque si affano, si creano delle amicizie solo ed esclusive. Cioè, tutto sto casino per fare la cacca, Ugo. Vabbè. Che appunto creano le loro amicizie per appunto per i video di YouTube, no? Cosa che aspetta, se mi fa andantera vi giuro lo picchio, massaro. E ho dovuto agganciare un attimo. E verissimo anche questo, no? Persone che comunque io c'avevo un laccino che non ho più, chiaramente. Che non riesco, scusatemi, a tenere questi capelli sciolti, non lo voglio staccare perché poi ho dei problemi a... non ce l'ho, va bene, perché mi fa caldo, vabbè, non importa. Persone che appunto creano e hanno le loro amicizie, e anche questo è vero, e purtroppo lei, avendo questi orari, non riesce, io mi sta facendo male il braccio, a dedicare troppo tempo a fare video. Io la capisco benissimo perché, Uchino, amore, ma poi ti infili nei peggio posti. Perché io mi rendo conto che quando lavoravo
in casa di riposo, e comunque mi alzavo alle 4.45 e tornavo a casa alle 3 del pomeriggio. Vabbè, io facevo un'ora di viaggio perché ero lontana e tutto. Ragazzi, io ve l'ho sempre detto, il lavoro è stancante. Poi vabbè, per me non lo è, metto comunque video perché non faccio troppo editing, non faccio troppe seghe, troppe pippe, quindi giro il video, ho quei 20-25 minuti di video e poi appunto io metto e via, no? Però magari una come lei che fa anche un bel editing, il suo tempo gli ci vuole. Comunque, ecco, questo è pura verità. Ragazzi, non c'è niente da fare, che YouTube è così. Ora, Ugo, un attimo. Ora, io, per esempio, a questa cosa però non avevo fatto caso, nonostante io, è vero, parlassi delle mie cose, non ci avevo fatto caso perché, probabilmente perché per me è talmente naturale, talmente normale farlo che... ecco, vabbè, però mi ha dato spunto a questa cosa, perché comunque è verissimo. Poi Chiara è bravissima, Ughino piano per favore, è bravissima, fa dei make-up da panico, cioè è veramente veramente brava. E quindi niente, allora poi vi volevo dire che, allora il mio percorso, devo dire che comunque sono abbastanza contenta. Perché? Perché sto facendo un percorso anche abbastanza intenso. Sono felice, sono serena, soltanto sono veramente un po', no, in crisi, un po' così, perché devo veramente rivedere tantissime cose. Siccome ora per l'appunto oggi i miei sono un po' malaticci e anche io oggi non è che sto troppo bene, infatti sto registrando col cellulare del mio babbo, perché il babbo oggi per l'appunto è rimasto a casa, cosa che non esiste, il babbo rimanga a casa, e perché non si sente bene, perché comunque in giro c'è un sacco di virus, e anche io oggi non è che mi sono sentita troppo troppo bene. Ughino amore, piano! E quindi niente, ora mi sono un po' riposata, adesso è uno spettacolo perché tipo sono le 5:30, quasi un quarto alle 6, guardate che luce meravigliosa che c'è. E poi, che altro dire, stamattina mi ero data insomma il mio solito trucchettino semplice con le ciglia finte, stamani poi me le sono tolte, adesso ero andata a letto, non so se vedete rispetto alla parte di qua, la parte di qua erano tutte attaccate perché avendo dormito di qua mi si era appicciate le ciglia. Comunque io mando un bacione a Veronica e al ragazzo di stamattina, perdonami se non mi ricordo il nome, ma lo sapete, faccio veramente fatica e li saluto, li ringrazio veramente di avermi fermato, perché lo sapete io vi adoro e sto davvero felice che mi fermiate e mi salutiate. E poi altro dire, andiamo Ghino, aspettate, eccomi, allora. E quindi niente, questo. Poi faccio una fatica cane veramente quando faccio i get ready a parlarvi di un argomento e fare quel cavolo di argomento, tutto. Mi avete scritto diversi commenti, mi parli di una cosa e poi ti perdi. Ah ragazzi, mi perdo, cioè io ve lo dico veramente, cioè ora sicuramente piano piano i miei neuroni si sistemeranno, perché comunque il cervello bene o male riprende. Però ragazzi, cioè, è dura. Ugo, no amore, su, fai il giro, bravo. È dura truccarmi, parlarvi di un qualcosa. Per questo quando voglio fare un video importante, accidenta, ce la tiro, quando vi voglio parlare di qualcosa di importante devo essere già truccata, non sto poi a truccarmi, perché altrimenti mano a mano che io mi trucco, Ugo piano, mano a mano che io mi trucco mi dimentico. Anche ora potevo evitare di accendere la sigaretta. Mi dimentico, cioè non riesco a truccare. Invece se magari sono già truccata vi parlo anche di un argomento un po' più serio. Quindi quello che farò è questo. Quindi se ora vi farò dei get ready magari mi trucco, parliamo di puttanatelle così. Poi, comunque ecco, questo percorso sta andando bene, sono felice, sono contenta, però è veramente dura perché comunque la mia vita è sempre stata impostata in un certo modo. E cosa dire, gli psicologi, allora io non ho mai creduto né nello psicologo e né in tutte quelle strutture, o comunque non strutture, passata una Volvo che ve dico. Ora, cioè lui si fa pure investire praticamente, ora io non per niente, però vabbè,
Basta, dai Ugo, abbiamo camminato, mi stai veramente stressando, andiamo. Allora, io sono il classico personaggio che non ho mai creduto né nelle strutture né in tutto ciò che... allora, no? Cioè, uno psicologo comunque sia una persona che studia un comportamento di qualcuno e avendolo studiato poi vi dà delle nozioni. Aspettate, là c'era una marea di cani e quindi li abbiamo salutati tutti. Quindi io non credo in tutte quelle strutture, comunque allora io penso che ogni persona è diversa, ok? Poi bravo amore, sei stato bravissimo, sì. Poi che loro abbiano delle nozioni, andiamo? Dai, andiamo. Delle nozioni per, come lo, per esempio, parlando dello psicologo, che abbiano delle nozioni per, oddio, cioè l'avrò fatto diventare pazzi. Sì, guarda, cioè sono tutta avvolta. Che abbiano delle nozioni per far sì che ti diano delle dritte, no? Ok, e questo è giustissimo. Però, per come la vedo io, si può benissimo. Allora, io ho voluto seguire questo percorso. Oddio, ora ci mettiamo 2 minuti a sedere, Ugo, vieni. Questo è il mio giardino, non so se ve l'ho mai fatto vedere. Penso di sì, qualche volta l'abbiate visto. Ok. Ok. Vieni, amore, non ti posso sciogliere perché c'è troppi canini. Quindi, no? Vieni, amore. Vieni qua. Quindi, ok, poi ribadisco, io ho deciso di fare questo percorso perché comunque ero arrivata, vieni qua con me, vieni, bravo, ero arrivata anche ad un punto, non voglio urlare perché non voglio che il pollo mi si faccia azzi miei, anche perché mi rimangano anche un po' simpatici, no, non tutti, però, vabbè. E essendo arrivata a questa conclusione, ho deciso di fare questo, poi anche perché comunque io ho una famiglia ed è lo stesso discorso che ho sempre fatto, comunque la mia famiglia l'ho portata comunque a vivere delle situazioni veramente poco piacevoli, quindi ho voluto fare questo percorso anche per loro, perché comunque stiamo anche affrontando un percorso insieme. Però ecco, tutto ciò che secondo me è struttura, che secondo me è... poi ragazze, queste sono idee personali, cioè sono comunque aiuti e ricordiamoci che tutto ciò che ti può aiutare fa bene. Ora, io sono sempre stata una persona dura, sia con me stessa, specialmente con me stessa e poi di conseguenza con gli altri, ma proprio grazie a questa persona mi sto rendendo conto che tutto questo mio... essere dura, non darmi mai tregua di niente, anche questa cosa di dire ah, supero tutto da sola, cioè è un modo di, scusate, continuo a toccarmi i capelli, anche questa cosa mi fa veramente innervosire, però anche questa è una cosa che comunque dipende dal mio modo di essere, dal mio modo di come ho strutturato la mia vita, perché è comunque un aiuto esterno, un aiuto che ti può essere comunque d'aiuto, cioè è un qualcosa che ti può far soltanto bene. Poi certo, se uno non lo sa cogliere, oppure se uno preferisce non farlo, quelle comunque sono scelte personali, però credo che anche questo mio essere così dura rispecchi poi un qualcosa di molto fragile in realtà. Mi è stato detta una frase per l'appunto da una persona che non è uno psicologo, ma sì, praticamente, che te hai molti conti da pagare. Cioè io è un percorso e sarà lungo, io lo dico, e piano piano questa persona mi sta dando degli spunti. Cioè, cosa succede? Io non è che con questo psicologo poi faccio grandi cose. Io vi sto parlando di questa cosa perché mi è arrivato un sacco di mail vostre, che io adoro, lo sapete, io vi rispondo sempre, se non risponde perché o la mail non l'ho vista o perché, altrimenti rispondo sempre. Mi è arrivato un sacco di mail vostre che per l'appunto mi dicevano che o avete dei problemi simili ai miei o comunque delle cose, tutte ragazze anche abbastanza parecchio giovani,
Quindi l'unica cosa, per questo vi sto parlando di questa cosa, perché forse a me da giovane sì, qualcuno mi ha detto fare questo, non fare questo, non fare quello, oppure, ma forse avessi avuto qualcuno che mi dava più, qualche dritta in più, chissà. E io con questa persona non faccio altro che parlarci, avere un confronto, cioè nel senso, perché comunque per quanto i miei genitori mi possano aiutare, sono comunque il mio babbo e la mia mamma e vedono me come una figlia, mentre magari questa persona ti vede come persona esterna e vederti come persona esterna gli concede di dirti determinate cose. Quindi ecco, lui mi sta dando semplicemente degli spunti e io da questi spunti poi traggo delle conclusioni. Io ultimamente mi alzo la mattina contenta o comunque tranquilla e vado a letto dicendo: oh, oggi sono andata a letto, sono contenta di. E questa cosa mi sta aiutando molto, nel senso, anche se ultimamente sono un po', come vedete anche video se le giro, però sono molto più pigra, ma anche questo essere pigro sicuramente dipende dal mio essere stata a mille per una vita, quindi. Comunque, chiudiamo questa parentesi e niente, questo vi volevo dire. Comunque è un confronto che io sto avendo, quindi se per qualsiasi cosa bimbe, voi mi mandate dei messaggi, se potete cercate, per le ragazze comunque mi hanno detto sanno cosa, datemi una mano da voi in primis e poi il tempo arriverà per tutti, cioè a me mi ci è voluto tanto prima di arrivare a capire una determinata cosa, quindi non è che le cose arrivano così. Però mi rendo conto che veramente ora ci sia una quantità maggiore rispetto a quando io comunque sì, andavo a ballare o comunque anche la stessa dipendenza da alcol, quello che sia, cioè ci sono un sacco di ragazzini giovani che comunque bevono e che comunque hanno dei problemi. Io ora ultimamente mi sto focalizzando su cose che mi possono far stare bene. Ora mi voglio fare un altro piercing, cioè è una cazzata, però comunque tanto mi fa star bene momentaneamente, lo faccio, tanto è una cosa che comunque si toglie il piercing, ora a prescindere un tatuaggio, lo sapete sui tatuaggi ci lavoro molto di più, ma un piercing poi si toglie e chi se ne frega, però sto cercando di fare giorno per giorno quello che mi fa stare bene. Voi mi fate stare bene. Quindi anche oggi ho detto esco comunque, faccio due chiacchiere con le mie cie, perché comunque l'ultimo video che, fra parentesi, il Get Ready, che vi ho messo è vecchio, cioè di una settimana fa. Gli altri che vi ho messo sono disparati da giorni, ma vuol dire che sono 2 o 3 giorni che lo giro e questo non va bene. Sto cercando di togliermi il semipermanente, come vedete, con la lima, perché non ho l'acetone quello apposta, ma va fantastica, mi sono. È impossibile utilizzare il flash, ok? Si sta scaricando il telefono, quindi prima che vada tutto a puttane vi mando un grande bacio, perché non voglio perdere questo gran discorsone. Quindi le vostre mail sono sempre ben accette, lo sapete, specialmente le vostre lettere, lo stesso. Io vi mando un grande bacio, fate le brave, spippeggiate poco. Ve lo